Relativizzare il pesante KO col Catanzaro, la squadra più forte dell'intera Serie C, ripartire con determinazione senza drammatizzare o piangersi addosso facendo tesoro degli errori commessi. Giocare subito rappresenta un'opportunità da cogliere al volo. L'impegno di Francavilla Fontana, provincia di Brindisi, avversaria da rispettare la Virtus al di là di una classifica di certo non entusiasmante, 16 punti di cui però 14 conquistati al Nuova Arredo Arena. Campo piccolo, stretto e in erba sintetica. Nel suo stadio la Virtus ha costruito le sue fortune anche e soprattutto lo scorso anno. 40 punti su 56, meglio solo il Palermo, e 38 gol dei 48 complessivi. Fatta eccezione per il lungo degente Pellacani, tutti a disposizione di Alberto Colombo, ex tuttora rimpianto. Previsti 4 cambi. Dal primo minuto Crescenzi, Ingrosso, Palmiero e Delle Monache. Forse turno di riposo per Cuppone. Ecco dunque il probabile 11. Plizzari tre pali, in difesa Cancellotti, Brosco, Ingrosso e Crescenzi, a metà campo Craia, Palmiero e Mora, davanti Delle Monache, Lescano ed uno tra Tupta e Cuppone. 53 tifosi al seguito. Virtus Francavilla priva per infortunio del centrocampista camerunense Cecua. Soltanto una vittoria e 3 pareggi nelle ultime 9 giornate. Trend al di sotto delle aspettative, ma in casa la Virtus è una squadra difficile da affrontare, soprattutto vincente. 4 successi, 2 pareggi, un solo KO con l'Avellino. 10 gol fatti, appena 5 incassati, di cui 3 in una sola gara, quella appunto disputata con gli Irpini, e 4 clean sheet. Il tecnico Antonio Calabro potrebbe tornare alla difesa a 3. Se così fosse, Avella tre pali, nel cuore del reparto arretrato Idda, Miceli e Caporale. Sulle fasce Pierno e l'ex Cisco. A metà campo Di Marco, Risolo e Mastro Pietro. Tra le linee Maiorino, a lungo inseguito in estate dal Delfino, alle spalle di Patierno, ex Teramo, 7 gol in campionato. Così il tecnico pugliese. Innanzitutto io penso che l'anti-Catanzaro possa essere soltanto il Catanzaro. Pescara è una squadra che si difende bene e riparte benissimo. Costruita per fare questo tipo di gioco, costruita per fare un'ottima fase difensiva e con degli attaccanti di gamba pronti a ripartire e a colpirti appena lasci degli spazi. Un progetto secondo me è fatto bene, giusto, fanno minutaggio e quindi c'è da sottolineare, c'è da dare atto. Sono 3 gli ex, il tecnico Alberto Colombo subentrato a Trocini 2 anni fa nel finale di stagione, 7 punti in 6 gare e salvezza diretta. Il 24enne attaccante Andrea Cisco, appena 3 presenze in biancazzurro nei primi 6 mesi della stagione 2019-2020, e il difensore centrale Alessandro Minelli, 24 presenze nella primavera del Delfino, stagione 2017-2018. Il tecnico della Virtus Francavilla Antonio Calabro ha incrociato il Pescara 2 volte. In B nella stagione 2017-2018 era la guida del Carpi. Una sconfitta nel match di andata al Cabassi il 30 settembre 2017. Nelle immagini la rete di Capone. E una vittoria nel match di ritorno all'Adriatico il 13 marzo 2018. Gran gol di testa di Sabbione. Tra gli emiliani in panchina il portiere pescarese Federico Serraiocco, ma anche Riccardo Brosco.